non facciamo un cazzo. Lo caposquadra dice, ma facciamo, e il mio non deve pesare, perché vero tu, come dice domani, non c'è bisogno di te. Ma chi sa, pupi? Che siamo, pupi? Facciamo solo il minimo indispensabile, parola di uno dei 400 forestali del comune di Sortino, cittadina di appena 9.000 abitanti in provincia di Siracusa, che vanta lo stesso contingente di addetti ai boschi dell'intero Piemonte. Ognuno di noi ormai abbiamo assegnato le sue giornate lavorative, 78, 101, 151. Le giornate lavorative sono disciplinate per legge, si attende la chiamata attraverso un elenco che stabilisce le turnazioni, 151 giorni di lavoro consentono una remunerazione di 13.000 euro, compresa la disoccupazione, soldi sicuri che però arrivano in ritardo perché la regione siciliana non è più in grado di alimentare il più grande serbatoio di voti mai creato dalla politica. In tutta l'isola si tratta di 28.000 dipendenti stagionali. Che può, io non faccio una bestia, se uno può andare a fare qualche favore, purtroppo non lavo con mano, i politici. Fanno un forum una volta, e uno diciamo, a cui poteva fare favore ci ora. Tra i forestali di Sortino, la regione ha pagato per anni anche pregiudicati per gravi reati, solo alcuni sono stati sospesi. Droga, bello chiaretto, sono stato condannato, certificato penale, risulta nulla. E mi hai salvato due. Allora, qui a Sortino ci sono in totale sei o sette persone che ci è arrivato sta carta, di cui sono esclusi. Pregiudicati per armi? O armi o droga, non lo so di cui. E anche omicidio? Uno addirittura per me. Adesso, con notevole ritardo, deve ancora iniziare la prevenzione antincendio. Mi stupisce, Pedro, da resta. Se io non ci interessa, non auri. Devo interessare più che io so. Io mi sono fatto tanti nemici. Tanti nemici. Perché dici, ma se gli altri non fanno niente, perché devo lavorare io?